Duncan, ecco come si presenta, capito? Non come fa lei in maniera da oratorio, mi scusi. Conoscevi già il signor Armando con il suo cane Ass Fidanken? Era molto noto negli anni Ottanta questo personaggio di questo signore, appunto il signor Armando, è interpretato da Gianfranco D'Angelo, cui cercava di convincere il suo cane a fare qualcosa, ad agire in qualche maniera, ripeteva queste formule e cercava di smuoverlo nel riuscire ad ottenere qualcosa, ma non accadeva mai nulla. Perché ti ho fatto vedere questo video? Proprio per rispondere, è una sintesi a quella domanda quando mi chiedono cosa penso della PNL, cosa penso del coaching. A parte che magari alla fine di questo video ti metterò in basso un altro link, un'altra guida per approfondire quello che penso specificamente di queste tecniche. A parte che poi c'è un uso esagerato della lingua inglese in questi corsi, eccetera, eccetera. Ma poi alla fine quello che viene fatto ti serve, ti è utile? Sì, magari può esserti utile, ma non è la soluzione. Non è che tu grazie a questo riesci a risolvere totalmente i tuoi problemi, può essere un aiuto. Ci sono i corsi di team building, ok, benissimo, ci divertiamo tutti perché in quel momento diventiamo come se fossimo dei bambini. Magari se ci sono delle tensioni, delle relazioni con gli altri che non stanno funzionando, può darsi che questo ci possa aiutare. Ma non è la soluzione totale a tutto. Il problema è proprio questo, perché c'è qualcuno che magari approfitta nel raccontarti delle cose come se potessero fare dei miracoli e si perde il buon senso. Il mio essere contrario al fatto di poter dare delle informazioni, di poter cambiare il pensiero degli altri con una facilità, che basti una tecnica, basti ripetere frasi in inglese continuamente per poter coinvolgere la persona che è di fronte, o parlare di potere della mente, cioè riempirsi la bocca con parole che sinceramente sono abbastanza ridicole, secondo me l'effetto che si crea è quello del signor Armando con il suo cane Ass Fidanken. Perché? Perché è inutile. È inutile stare davanti a una persona, è inutile essere convinto di poter convincere, di poter cambiare le idee degli altri con una semplice formula, con una semplice tecnica. Perché secondo me una delle cose che tu devi offrire alle persone, o quello che puoi fare a te stesso, è di lavorare, di cercare di trovare delle soluzioni più concrete, più attuabili, più reali. Perché neanche io stesso mi posso ripetere, divento alto, divento biondo, perché mai lo diventerò. Ecco, questo è il buon senso di cui ti voglio parlare, ed ecco perché mi tengo un po' lontano da quello che è il discorso anche del pensiero positivo, del pensare in modo positivo, perché delle volte ci creiamo delle illusioni e il risultato qual è? Di andare incontro solo a delle docce fredde.